L'Empoli ringrazia ed espugna Carrara. Primo in classifica insieme alla San Benedettese, la squadra di Nicoletti ha approfittato di un'ingenuità difensiva dei Marmiferi, che al 50° hanno lasciato incredibilmente solo Spalletti, che da pochi passi ha battuto Ghizzardi. Bella partita quella giocata tra Carrarese ed Empoli, un derby ricco di emozioni. La Carrarese ha cercato il riscatto dopo la sconfitta con la Vispesaro, ma di fronte ha trovato un'avversaria ben organizzata, sia tecnicamente che tatticamente. La cronaca, come detto, è ricca. Sin dai primi minuti le due squadre hanno regalato emozioni con numerosi capovolgimenti di fronte. Nel primo tempo i padroni di casa hanno invocato anche un rigore per un presunto fallo del portiere empolese su Rivi, ormai lanciato a rete. Al 50° la rete già descritta degli ospiti e poi la reazione dei ragazzi allenati dall'Embi. Il forcing della Carrarese non impensieriva però l'Empoli, che con molta autorità difendeva il vantaggio, rispondendo con azioni di contropiede. È la seconda sconfitta consecutiva per la Carrarese, costretta adesso a correre ai ripari. La squadra ha denunciato infatti dei limiti, soprattutto a centrocampo.